prendete un 25enne con la testa piena di desideri, ambizioni, sogni, mettetelo in una piazza libera, in un campo aperto che è il mondo della comunicazione, dell'informazione, e non avrà niente da dire. Oggi, se in questo campo, in questa prateria, mi trovo ad aver detto qualcosina e ad avere ancora delle altre cose da dire, è merito della scuola di giornalismo della Fondazione Basso. È il posto in cui quel 25enne nel 2006 è arrivato a Roma e ha trovato competenze, professionalità, esperienze, gente favolosa e soprattutto un cuore pulsante di etica, di responsabilità, di passione per quella che era all'epoca una scelta condivisa con questo ente, l'idea di poter fare comunicazione multimediale su quella che è la realtà internazionale. Quella passione, quel cuore pulsante della fondazione in realtà è stato parte del mio battito, lo è ancora, non c'è collaborazione, ingaggio, idea. Legata alla mia esperienza lavorativa degli ultimi quasi 10 anni, che non porta in qualche modo il timbro, il marchio di fabbrica di quella scuola. Io lo so, ma non ho mai voluto entrare a far parte di una categoria di addetti, perché lì ho imparato che in realtà ciò che stabilisce la professionalità, il professionismo, la capacità di essere degli operatori responsabili nella comunicazione non è un tesserino, non è un esame. Ma è molto di più. È un'opportunità anche per voi, per chi deciderà di entrare in quello spazio che è potentissimo, magico, perché è un posto di storia, un posto dove sono successe e succedono ancora oggi delle cose. La darà a chiunque vorrà intraprendere un percorso di formazione originale, interessante, fighissimo, per dirlo in una parola, e avrà sicuramente un grande percorso davanti.